Sull'accordo tra la Juve e i suoi giocatori ho molti pensieri di ritorno. Partiamo dal comunicato. Si dice che la società non pagherà le mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno e che i giocatori si sono detti d'accordo. Salvo poi scoprire poche righe dopo che le specificazioni all'accordo saranno rimandate a trattative personali. Si deve ancora trattare, cioè, la quantità degli stipendi da restituire. Proprio così, restituire. La Juve infatti non ha tagliato 90 milioni di stipendio, ha spostato la spesa su un altro bilancio. Gli accordi personali annunciati prevedono la restituzione di 2 mensilità e mezzo, probabilmente 3, nella prossima stagione. Nel migliore dei casi, dopo le restituzioni, la Juve avrà risparmiato non 90, ma 35 milioni. Nel peggiore, 23 milioni e 4. Questo porta i giocatori ad aver offerto non un terzo del loro compenso annuale, ma in media circa 1 milione a testa. Grazie comunque, ma non un grande esempio.